Ancer Giocattoli è Mega Toys Ancer, il punto di riferimento ideale per far felici i più piccoli. Ancer lo puoi trovare a Catanzaro, in piazza Serravalle 14 e in via Mario Greco 201. E a Faroleto Antico, in contrada Carrube, nei pressi del parco commerciale Due Mari. Da Ancer puoi trovare tutte le migliori marche, un vasto assortimento di giocattoli e tutto per la prima infanzia. Porta i tuoi bambini a visitare le nostre esposizioni, sarà per loro un'esperienza indimenticabile. Giacomo Bindi, nelle ultime sei partite un Catanzaro coraggioso, voglioso di vincere, compatto. Tu come stai vedendo questo momento? Beh, questo è un momento importante della stagione, insomma. Possiamo fare punti importanti per riuscire a agguantare magari il terzo posto, che sarebbe, credo, il massimo obiettivo in questo momento. E quindi la squadra sta andando bene. Adesso magari abbiamo fatto un pareggio, speriamo di riuscire a riprendere la serie di vittorie che abbiamo fatto fino adesso. Intanto sono 560 minuti senza incassare gol, questo è un dato positivo, può essere questo il valore aggiunto da qui a fine stagione? Beh, sicuramente è un valore aggiunto non prendere gol, perché comunque almeno il pareggio è sicuro. Poi, sì, sicuramente l'atteggiamento di tutta la squadra, che riusciamo a difenderci bene, riuscire a ripartire, può essere nel prossimo del campionato l'arma vincente, insomma, penso proprio di sì. A livello tattico sono stati provati i più schemi, alla difesa 3, alla difesa 4, tu dove ti trovi meglio, diciamo? Ah, purché non si prenda gol, mi trovo bene ovunque. No, però credo che siamo bravi adesso, a questo punto della stagione, siamo bravi ad adattarci a tutti i moduli. Il cambiamento di modulo credo sia più che altro per cercare di arginare gli attacchi delle squadre avversarie. Quindi per adesso lo stiamo facendo bene e speriamo di continuare a farlo così anche per tutta la durata del campionato. Domenica il Grosseto, che gara sarà? Questo non lo so, bisogna vedere tanto l'atteggiamento di come cercherà di interpretare il Grosseto. Noi sicuramente partiremo carichissimi, cercando di riuscire a vincere la partita, e quindi speriamo, insomma, che di poterci riuscire.